Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questo è un nuovo episodio di Double Clutch on the Move. In questo episodio vi porteremo con noi a Berlino ad un evento di Adidas, dove in realtà non sappiamo benissimo cosa si vedrà, però in teoria c'è qualcosa della Spring Summer 19, quindi della nuova stagione del 2019. Vi porteremo con noi e scopriremo insieme cosa ci farà vedere il brand delle tre strisce. You could just lay roll up and stare. Sono carico? Assolutamente sì. Dopo qualche caffè adesso mi sto riprendendo. Is it you? Is it me? Is it both of us? Another one comfortable. I really gotta know. Ok, siamo appena stati dentro e cosa posso dire? Allora, in realtà non possiamo far vedere nulla, è molto molto più elitario di quello che pensavamo, nel senso che eravamo in pochissimi, tipo 15 negozi in tutta Europa, fantastico ovviamente, siamo gasatissimi, vorremmo in tutti i modi farvi vedere qualcosa, abbiamo chiesto veramente in tutti i modi. A un certo punto hanno anche richiamato il legal, quindi potremmo rischiare casini a livello legale, quindi non vogliamo assolutamente. E cosa dirvi? Abbiamo visto delle bombe incredibili, sia per quanto riguarda il footwear che l'apparel. Non possiamo veramente dire nulla, quindi in realtà sono anche in difficoltà io adesso su... Cercheremo, siccome domani c'è un'altra session di questo summit, cercheremo di capire se potremo dire altro. Nel frattempo andiamo in giro per Berlino. 10 euro. Hi. Vado io davanti. Okay. Hi. Juventus o Napoli? Juventus o Napoli? Juventus. 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 Bene. Oh, bene. Bene, ma non benissimo. Good, ma I like Juventus. Sì, you like Juventus. Yeah. Ciao Fede. Quando sono venuto qua c'era la Space Jam, tipo un anno e mezzo fa, due anni fa. Però prima che uscisse, era quella la cosa assurda. Si chiama Wang B-Ball Soccer. Non ho capito perché. Però molto molto bella. Bomba incredibile. Nice Kicks Crazy LA 2018. Calzino Double Clutch tra l'altro, eh. Adesso bisogna entrarci però. Ti dirò, sinceramente, no, sono fighissime. No, sono molto molto larghe, c'è tipo una taglia in più. Giuro. Secondo me è fighissima. Cioè, quindi no. Belle. Però molto molto belle. Non le porto via perché sennò mia morosa mi uccide. Thank you, bye. No, non le ho pigliate, ma molto molto belle. Poi c'erano tre set di lacci. Tra l'altro, per chiuderla sul box, spettacolo. Solo collabo, Bape, pezzoni.
back. Siamo tornati e stiamo ufficialmente girando la fine di questo video in aeroporto a Malpensa. Siamo incredibilmente distrutti, ma ci tenevamo a farvi a completare il video, pur non sapendo neanche esattamente come chiuderlo. Ma di base quello che vi possiamo dire è che vi abbiamo portato un po' con noi a Berlino. Questo evento è stato molto molto interessante. Anche in questo secondo giorno abbiamo cercato di tirare fuori tutto il possibile. Cosa sta succedendo? Vai. Di tirare fuori tutto il possibile, ma in realtà tutti quelli di Adidas, tutti dal primo all'ultimo, dal capo dei capi all'ultimo a Moroncino, a Stefano che salutiamo, ci hanno detto che non si può assolutamente dire nulla. Quindi commentate, diteci cosa abbiamo visto secondo voi. Io vi dico che abbiamo visto qualcosa di veramente game changer, ma non in termini di modello sulle stesse signature. Non vi dico altro. Detto questo, non saprei neanche come chiuderla adesso. Grazie mille per il supporto e alla prossima.